E bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Qui chi conosce se che vi parla. Oggi ragazzi siamo tornati in questo nuovo video. Ragazzi, veramente epico. Perché ragazzi, prima di tutto vi avverto che oggi pomeriggio forse o stasera, non ne sono sicuro, perché non ho, sono fuori casa, quindi non ho internet. Comunque se riesco entro oggi vi devo caricare l'altro video già pronto però senza editing dei bauli che già, di cui già vi avevo parlato. E quello non è proprio stato proprio il massimo però. E quindi ragazzi ne volevo approfittare per parlare, per aprire questo baule gigante che ho su questo profilo e un baule magico che ho sul secondo profilo, che sono però in Arena 7, quindi è veramente veramente buono. Però ragazzi, prima di queste cose, dei bauli, andiamo a parlare un po' dell'aggiornamento che c'è stato. Si possono fare ragazzi di tornei personalizzati, di cui per esempio questa sfida classica. E tu con 0 vittorie hai solamente 130 euro, 130 monete e 2 carte che sono comuni. Se invece vinci, fai 12 vittorie, vinci addirittura 2000 oro e 100 carte, di cui contiene almeno una epica e 10 rare. Una epica e 10 rare. Se ti va di fortuna che ti escono 97 comuni, bam, c'hai la leggendaria assicurata. Quindi ragazzi, questo è ancora meglio, per esempio già con 0 vittorie hai già garantito 2 rare e 1400 di oro. Se fai 12 vittorie hai 22.000 euro, 1100 carte che sono almeno 11 epiche e 110 rare. Però vediamo la cosa bella di questo altro aggiornamento. Prima di tutto puoi sfidare i tuoi amici, però io non ho Facebook. Ma ragazzi, le nuove carte. Queste nuove carte ragazzi che verranno rilasciate lo sgherro tra 19 ore, beh, domani. E poi a breve verranno rilasciate anche queste altre leggendarie. E poi hanno fatto finalmente la cosa che si può vedere che leggendarie ci sono. E già lo sappiamo che la prossima rara lo metteranno in Arena 8. Hanno messo lo meta sgherro, lo mettono in Arena 7. In Arena 6 niente. In Arena 5 metteranno una nuova leggendaria. E anche in Arena 4 ragazzi. Quindi le due nuove leggendarie le metteranno in Arena 4 e 5. Una rara in Arena 7 e una rara in Arena 8. Voglio sapere soprattutto, ma molto probabilmente sarà lo yeti di ghiaccio, come già si era pensato. Comunque niente ragazzi, dai, ora veniamo più al succo di questo video. O meglio, bauli. I bauli magici e baule gigante. Prima di tutto partiamo col baule argento, che io ci ho trovato una bella mongolfiera. Inferno mi serve e Tesla non mi serve. Vabbè, bauli omaggio. Abbiamo 75 oro, una lapide che non mi serve e 9 sgherri che mi servono poco. Cioè, mi servono in un certo senso. Abbiamo questo pure 72 euro, 2 gemme che mi servono, una torre bombardiera e 9 spiriti di ghiaccio. Quindi ragazzi, abbiamo terminato. Ora, senza nemmeno andare sul secondo profilo, partiamo col baule gigante. Prima di tutto andiamo a vedere cosa contiene. E tutto qua ci sono anche ragazzi le offerte. Qua avrei un mare di roba, però non le shop ragazzi queste cose. Qui vediamo, il baule gigante può contenere dai 1280 ai 1790 di oro, 92 di oro. Poi vedremo ben 256 carte, di cui almeno 25 rare. Quindi se troviamo 26 rare e 249 comuni, ragazzi siamo a cavallo. Però vediamo prima di tutto qua, beh, le solite qua non è cambiato più niente per la fine. Quindi ragazzi partiamo, baule gigante 1724 ragazzi, il massimo quasi. Il massimo. Ora vediamo cosa abbiamo. No, una epica, mannaggia, un barile goblin. Ora ragazzi, se ci dà le rare spero in 25 domatori. No, 25 torre bombardiera. Ragazzi, le comuni cosa ci possono servire come carte comuni? Come comuni o scarico o sgherri. No, sgherri. Spiriti di ghiaccio. Mamma mia. Ragazzi, questo è andato veramente malissimo. Veramente, ma veramente male. Poi dopo ragazzi avvierò anche un torneo di sfida classica. Dunque, spostiamoci ora sul secondo profilo. Chi è che rompe? YouTube, chi è? Oh, Stepney. Ragazzi, come vedete, qua non abbiamo un baule argento perché non ho fatto in tempo a farlo. Però abbiamo un bel baule magico. Andiamo prima di tutto, baule magico numero 1. Abbiamo ben 69 di oro, 2 gemme, una capanna dei barbari e 8 bombaroli che la stanno potenziando veramente tanto il bombarolo. Andiamo ragazzi le altre 2 gemme così posso fare anche qua il torneo. Qua ragazzi mi vorrei portare il gigante royale all'8 per me sostituirlo al gigante.
Vai dai, dammi altre 2 gemme, ti prego. No, niente gemme, tanto perché ora vedete. 5 oro, uno strigone e 8 fiori di ghiaccio che non ci servono. E ora ragazzi, il momento più importante del video. Arriviamo ragazzi, baule, magico. Dai, vediamo un po' tutto cosa può contenere. Guarda ragazzi, invece lo voglio fare addirittura il baule super magico. Che... aspetta, mi è scappato un auricolare. Che potrei comprarlo ma 10 euro ragazzi, no. No, non li spenderò mai. Forse sì, ma forse non ho 24.000%, no. Invece ragazzi, questa sarebbe una buonissima offerta, però fa niente. Vediamo, dai, un bel baule magico di Arena 7, cosa può contenere? 495, 609 di oro, 87 carte, con 2 etiche, che in realtà alla fine sono sempre 3, e 17 rari, che alla fine sono sempre 18. Quindi sommando 21 carte in totale massime, noi ragazzi ci troviamo ben 67 comuni, 3 etiche, 18 rari. Ragazzi, c'è una bella leggendaria, ma logicamente con la culo, col culo che ho io, non mi uscirà mai niente. Tutto grazie alla previsione di Melissa, mi hanno detto tutti che non troverò niente. Però vabbè dai, apriamo questo baule magico ragazzi. 441 di oro. E questo non è andato bene perché sono veramente pochi. Il massimo di 609 che erano. Poi andiamo avanti. Subito 3 rari, attenzione. Ricordiamoci che sono 18. Ma 27 comuni, siamo già abbastanza bene. 4, mannaggia loro. Sono finite le comuni ragazzi. Sono finite le rare. Dammi tre epiche, dammi tre epiche. No, me ne ha data una. Mannaggia. E l'ultima ragazzi, due principi. No dai, non potevi darmi le prime due epiche. Volevi leggendaria, no, vole, guarda che principe. Faccia. Mannaggia, guarda che faccia gioco. Non se l'aspettava. Vabbè, almeno ragazzi abbiamo sbloccato il golem. Che ve devo dire, almeno abbiamo sbloccato il golem. Almeno il golem, almeno quello, dai. Non siamo riusciti nemmeno a tenere quelle altre 2 gemme, perché volevo provare a fare il torneo sul secondo profilo, perché sul primo ancora non so com'è. Non vorrei sprecare 10 gemme. Qui ragazzi possiamo solamente portarci il principe al 3, che ci può servire, e il resto non ci serve a niente ragazzi. Questi bauli sono andati veramente male. Potevano andarci a dare gli estrattori, 2 in più, e darci 2 moschettieri, o 2-3 moschettieri in meno. E anche un... no, 3 moschettieri, 3 moschettieri in meno. Quindi arrivavamo a 2 e li potenziavamo. Facevamo l'estrattore al 5 e i moschettieri al 5, mi sembra. Sì. E niente ragazzi, quindi ora noi andremo a fare una partita sul secondo profilo, una partita sul primo profilo, e poi concludiamo. Quindi partiamo subito con questa partitozza. Carica, muoviti. Ok, perfetto. Possiamo anche ragazzi silenziare l'avversario, ma noi logicamente non lo faremo. Sono sicuro che lui ci silenzierà ora, perché perché ora gli scrivo tutte cavolate io apposta proprio per farlo. Grande, ma quanto sembrò? È gigante, dagli 2 hit. Grande, tu mi hai sprecato i barbari, quanto ti voglio bene. No, mannaggia, c'è il moschettiere. Moschettiere, regà, mi dà veramente fastidio. No. Grande. Dai barbari, attaccate, avanzate, barbari. Non c'ho la... mannaggia, io stavo già per partire tutto tranquillo col domatore. No, dove mi è scappata la sfera infuocata? No, raga, quello te la gode. Ops. Dei ragazzi, ci siamo riusciti a difendere, non so come, ma... beh, poi difendere mica tanto, però... ma che vuoi? E io piango. Ragazzi, ora come attacco? Mannaggia, lui! Ma è vero, c'ho l'inferno, eh. Sì, ora il gigante royale, però... non aspettare addirittura che scoppi la bomba. Volevi fare il tank? Mannaggia, no, stavolta me la tengo bella buona la fireball. Anche se mi sa che non riesco ad usarla. No, stavolta te l'ho messa bene, bello. Ma poi bello. E basta con questi estrattori. Se avessi avuto la cosa lì, come si chiama, il minatore, gliel'avrei tolto il nostro estrattore. Ragazzi, non vedo l'ora che esca il mega sgherro, raga. Il mega sgherro è veramente qualcosa di devastante. Un attacco di qua con gigante e ora degli sgherri.
E poi sgherra, scusa. E poi di qua con, domato, con il domato. No, mannaggia a te. No, stavolta ti zappo, bello. E poi, raga, raga, partiamo sto incontro a spiede. E poi, raga, tanta roba. Te l'ho messo benissimo stavolta. Ragazzi, partiamo di qua con il gigante. E di qua con il domatore. Ma dove ti difendi? Da nessuna parte? No, bello. Ragazzi, c'è andata Veramont Mel. Ma è vero che non è finita? Beh, sì, ora sì. Tra poco sarà finita, sì. Eccola qua. Eccola lì, mannaggia. Ti silenzio ora, guarda. Sì, così non possiamo vedere quello che scrivono. Mannaggia, ragazzi. Quindi questa è andata male. Ora ci torniamo sul primo profilo e cerchiamo di vincere almeno questa, perché dopo che i bulli sono andati male, ma perdiamo anche tutte le partite. Sì, raga, beate loro che c'hanno il bulle leggendario qua. Io non vedo l'ora, ragazzi, io mi voglio tenere 10.000 di oro e 500 gemme, ragazzi, perché mi voglio comprare il baule leggendario che mi dà praticamente una leggendaria, così finalmente l'avrò. E le voglio tenere le gemme, no, sto scherzando, non le terrò mai, logicamente. Però i 10.000 di oro, ragazzi, vorrei comprarmi almeno un baule epico, così per sfizio, me lo vorrei comprare. A questo punto, me le voglio tenere io le gemme. Voglio provare ad arrivarci 500 gemme, magari mi do un aiutino con qualche cosa da un euro, magari, La battaglia ti attendono al torneo. E Clash Royale Parallel. Ci scommetto quello che volete, raga. E infatti. Perché sei uscito da Clash Royale? Raga, che ne dite? Faccio una sfida classica. Ma meno male. Proviamolo, dai, però. Ah, è così. Quindi c'ho tutto il tempo che voglio. Ah, praticamente, raga, qui ogni vittoria accumuliamo 50 di oro e una epica, cioè una carta. Noi quando arriviamo a 12 abbiamo il primo premio, che è di 1200 oro e tutta quella roba lì. Almeno ci facciamo oro, ragazzi, è così. Solo che sono sicuro che un'altra sconfitta le faremo praticamente subito, perché siamo scarsi. Questa è stata una brutta cosa, raga. Aia, volevo buttare la fireball lì, ma non ho fatto in tempo, raga, perché mi dovevo fermare il drago con i goblin, che il drago e i goblin sono veramente devastanti, Ora poi li facciamo girare, questi qua. No, non hanno girato per niente. E invece... Però, raga, lui è in vantaggio su una torre, mentre sono in vantaggio sull'altra. Mannaggia a te il domatore. E glielo devo pure lasciare, quello è il bello. E poi bello. Uffa! Mannaggia a te! Beh, che fortunatamente c'è lui, ragazzi, solamente col domatore mi ha tirato giù una torre. Ormai. Piangi. Ora però, raga, parto in contropiede. E contropiede sia. Gliela lascio quella torre lì, raga. Ho sbagliato, però lo so. No, non ce l'ho fatta a tankare. Com'è che non ho lisciato uno? Non ho lisciato uno, maledetto. È quello lì che ha tenuto in vita tutti gli altri, perché gli avete fatto dare un colpo. Mannaggia il baby drago. Ora, ragazzi, partiamo con una sconfitta. Abbiamo già buttato 10 gemme, Sì, te lo voglio fermare, baby drago, problemi, mi sta su. Ma sei un bro. Ma sei proprio un bro, raga. Ah, bello, tu sei proprio, sei un bro, lo sai. Grande. Ma cos'era? Non credo che hai i barbari ora, infatti. No, cavolo, invece sì. E ce li hai, sì, ce li hai.
Però io la torre te la tiro giù lo stesso. E andiamo a comandare. No. Mannaggia te, mi stavi per tirare giù il mondo. Ora ragazzi, tra poco partiamo in contropiede serio. No, tra poco. Grande, ma cosa era? Che mossa brutta era. No ragazzi, no. No, ma che culo ha avuto. Che culo io invece. Che culo ragazzi che ho avuto in questa botta. No, non ci credo. No ragazzi, se la vinco no, eh. No, non ci credo, non ha girato il domato. Vabbè, ma la tirava giù lo stesso, però. Ragazzi, partiamo veramente male. Ma male, ma tanto male. Perché siamo già una sconfitta, ragazzi. Meno male che le battaglie non sono da far di fila. Le vittorie, scusatemi. Quindi... E niente ragazzi, per questo video può anche essere tutto. Non ti abbiamo aperto questo bulli che ci è andata veramente male, però ce lo siamo andati veramente poco vicino per trovare una bella leggendaria. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, possiamo chiudere anche qua il video. Noi ci vedremo nel prossimo video, che probabilmente sarà di quei bauli. Ancora non c'è niente di preciso. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!